Allora, qual è il futuro della Fondazione Maugeri? Domanda più che mai pertinente perché tra pochi giorni i lavoratori dovranno esprimersi sul piano di ristrutturazione che il colosso della sanità a Pavese presenterà e dal quale si capiranno che venti tireranno negli anni a venire. Vi presento subito gli ospiti con cui andremo a dibattere questa sera entrambi gli argomenti. Intanto tra esponenti di spicco della politica regionale partiamo da Fabio Altidonante che fa parte della Commissione Salute buonasera, di Regione Lombardia, in capo a Forza Italia, buonasera. Giuseppe Villani, consigliere regionale del Partito Democratico, buonasera e bentornato. Buonasera a tutti. E Yolanda Nanni, consigliere del Movimento 5 Stelle, bentornata. Buonasera a tutti. Da questa parte dello studio abbiamo i lavoratori, sono soltanto loro in rappresentanza delle varie sigle sindacali che dovranno approfondire questo dossier delicatissimo sul futuro della Maugeri. Vi presento Gilberto Creston, responsabile della funzione pubblica della CGIL, buonasera. Buonasera a tutti. E Francesco Signorelli che rappresenta l'Unione Sindacati di Base, USB di Pavia, buonasera. Buonasera. E poi per parlare della questione dei piccoli ospedali abbiamo scelto un caso, un sindaco del Pavese, Casorate Primo, è uno dei plessi che potrebbero, o forse no, scomparire. Cercheremo di capirlo nel corso dei prossimi minuti. Con noi c'è Antonio Longhi, buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, noi abbiamo invitato, e va detto immediatamente, anche qualcuno in rappresentanza della Fondazione Maugeri, i vertici del Polo Sanitario, nel ringraziarci comunque per l'opportunità, ci fanno sapere che ritengono sia prematuro in questa fase intervenire, anche perché sapete che da poco presidente e direttore generale sono cambiati e quindi hanno bisogno di un po' di tempo per intanto credo finire di mettere nero su bianco questo piano di rilancio e poi probabilmente anche per prendere un po' le misure con una situazione che mi pare di capire sia piuttosto grave. Allora io chiamerei subito in causa il mondo sindacale. Gilberto Creston, la situazione dei conti, stando alle cifre date dalla Maugeri, vedremo se ci sarà qualche novità con il futuro piano industriale quando verrà ufficializzato, sono comunque impegnativi, cioè qui si parla di un buco di decine di milioni di euro e già questo è un dato sul quale forse bisognerebbe riflettere. Beh, certamente ci troviamo di fronte ad una crisi di una delle realtà sanitarie importanti della Lombardia, una realtà sanitaria che è presente oltre che nella nostra regione anche in moltissime altre regioni d'Italia, una realtà che occupa migliaia di lavoratori di tutte le professioni sanitarie e che offre una vasta gamma di servizi sanitari, alcuni dei quali di assoluta eccellenza. Così almeno è stato fino ad oggi. Naturalmente noi ci auguriamo che anche per il futuro le prospettive da questo punto di vista siano prospettive positive e abbiamo cercato in questi mesi, dal nostro punto di vista, per quello che possono fare, che può fare un'organizzazione sindacale, abbiamo cercato di affrontare questa crisi sapendo che, con la consapevolezza che una crisi di questo tipo ha delle conseguenze pesantissime, in particolare nei confronti dei lavoratori. Ecco, intanto all'origine di questa crisi, perché c'è una vicenda, che è la vicenda giudiziaria, che noi abbiamo fatto emergere, facciamo una premessa, noi questa sera non la affrontiamo perché ci sono i processi in corso e riteniamo che spetti soltanto una volta che le carte saranno depositate e le sentenze saranno esplicite eventualmente provare a capire, no, però non possiamo non registrare che la svolta è coincisa col momento in cui si è sollevato questo polverone sulle tangenti nella sanità lombarda che hanno coinvolto anche la Maugeri. Poi in realtà i conti economici della fondazione dicono che ci sono difficoltà che hanno altre origini, però anche questo alla fine ha pesato. Questo ha pesato sicuramente tantissimo, dopodiché la crisi che è nata da quella vicenda giudiziaria, con tutti i risvolti che conosciamo ormai credo abbastanza bene, certamente questa crisi si è innestata in un contesto più generale che vede la sanità di tutto il paese. Prego.
così la sentono meglio, prego. Che vede la sanità italiana e lombarda e della nostra provincia in situazioni particolarmente difficili. La crisi ha origine da quella vicenda perché da quella vicenda sono derivate conseguenze di carattere economico particolarmente rilevanti, sia per quanto concerne le decine di milioni che sono venuti a mancare perché hanno preso altre strade adesso si sta verificando appunto nel modo in cui si sta sviluppando davanti ai giudici tutte le verifiche che sono necessarie, ma ha avuto anche un'altra conseguenza che la Regione Lombardia ha successivamente ha preso delle decisioni che hanno comportato dei tagli non indifferenti, in particolare per alcune aziende sanitarie, la Fondazione Maugeri, ma potrei citare San Raffaele, che sono rimaste invischiate in quelle vicende giudiziarie. Quindi sicuramente le difficoltà e questa crisi ha origine anche da quelle vicende giudiziarie. Poi magari ci torniamo, anche perché è un argomento sul quale vale la pena fare qualche riflessione, fermo restando naturalmente la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio per tutte le persone che sentirete eventualmente nominare questa sera. Però questa della Maugeri è una storia che da tempo, da mesi, allarma il mondo del lavoro, e si è passati da una fase di cortei, manifestazioni in giro a un'accelerazione che si è avuta nelle ultime settimane, tanto che adesso tra pochi giorni ai lavoratori verrà chiesto di esprimersi su un piano industriale, anche se mi aiuti a capire un attimo, qualche cosa è già stata anticipata, perché per esempio buona parte delle sigle sindacali hanno sottoscritto già un'intesa preliminare, possiamo definirla così, con la quale l'azienda ha dato una serie di garanzie, o sbaglio? Sono necessarie due precisazioni. La prima è che i lavoratori sono chiamati ad esprimersi rispetto ad un'ipotesi di accordo che quasi tutte le organizzazioni sindacali presenti all'interno dell'azienda, e sono molte, hanno sottoscritto nei giorni scorsi. Anzi, due accordi, perché gli accordi sono in realtà due. Uno riguarda il personale del cosiddetto comparto, che sono gli infermieri, gli OS, i tecnici vari, e l'altro accordo riguarda la dirigenza medica e non medica. Quindi tutti i lavoratori di tutta Italia della Fondazione Maugeri si esprimeranno attraverso questo referendum per dire sì o no a questa ipotesi di accordo, che diventerà accordo definitivo solamente se i lavoratori esprimeranno un giudizio positivo. Quindi i lavoratori si esprimeranno sull'ipotesi d'accordo, non sul piano di ristrutturazione che è stato presentato. L'accordo è stato siglato da quasi tutte le sigle sindacali, in verità non è stato un fulmine a ciel sereno, perché la trattativa è iniziata a ottobre, si è sviluppata in tutti questi mesi, da ottobre fino alle ultime settimane. Come in tutte le trattative ci sono stati momenti di lotta, di iniziative anche importanti, una manifestazione nazionale a Pavia nelle settimane scorse molto, molto partecipata, più di 30.000 firme raccolte tra i cittadini di tutta Italia, altre iniziative che le organizzazioni sindacali con i lavoratori della Fondazione Maugeri hanno organizzato e che ci hanno consentito di raggiungere dei risultati secondo noi molto importanti. Il primo dei quali è il fatto, e qui correggo una imprecisione che è stata detta prima, che fino ad oggi conseguenze i lavoratori non ne hanno subite. Quindi diciamo che sono state paventate, ma concretamente non ci sono stati problemi per i lavoratori, al di là del fatto che magari hanno perso
un po' di serenità, ma questo, insomma, quello è comunque impagabile, quello credo, e forse peggio del danno economico che eventualmente apprendo questa sera da lei non c'è stato. Tra l'altro noi prima abbiamo visto dei titoli, c'è un altro che credo che sia importante, perché forse anche colpa di noi giornalisti, tra le varie ipotesi che si sono rincorse in questi mesi c'era anche quella che dovesse essere cambiato il contratto di categoria, altrimenti, però queste sono cose che dice la Maugeri, cioè non è che i giornalisti se le inventano, c'era il rischio addirittura del fallimento. Alla fine, nella ipotesi che vi è stata sottoposta e che vi verrà poi ufficializzata, c'è il sacrificio di dover rinunciare ad alcuni vantaggi del contratto nazionale della sanità oppure no? Allora, la Fondazione Maugeri aveva comunicato a luglio dell'anno scorso la disdetta formale del contratto applicato e di tutti i contratti integrativi sottoscritti negli ultimi 10 anni, il che avrebbe comportato un taglio nelle retribuzioni dei dipendenti che per Fondazione Maugeri poteva girarsi intorno ai 20 milioni di euro, quindi una cifra mastodontica. Sì. Peraltro una parte considerevole di quella cifra, anzi la parte più considerevole, avrebbe gravato sui lavoratori della provincia di Pavia, che è la provincia che ha il maggior numero di lavoratori e dove sono state fatte negli anni passati le contrattazioni integrative più importanti. E quindi un taglio di quella natura, oltre che per i lavoratori, sarebbe stata una conseguenza molto pesante anche per il territorio, per tutta la realtà pavese. Quindi a fronte di quelle disdette, che naturalmente noi abbiamo giudicato molto negativamente, ma che erano diciamo legittime dal punto di vista aziendale, partendo da quelle disdette abbiamo costruito un percorso di contrattazione che si è sviluppato fino ad arrivare alla sottoscrizione di un'ipotesi di accordo che prevede che il contratto non verrà cambiato, verrà mantenuto il contratto in essere, perché l'azienda avrebbe applicato un contratto peggiorativo di quello attuale, e abbiamo ridotto al minimo possibile anche il taglio rispetto diciamo agli accordi integrativi, peraltro con una serie di ipotesi costruite all'interno dell'accordo che consentiranno anche nei prossimi mesi di ridurre ancora di più questo taglio. Allora, questo è un punto che serve agli amici a casa per avere un'idea di dove eravamo rimasti, okay, in questa vicenda. La CGIL tra le forze sindacali insieme alla UIL, alla CISL e ad altre sigle che sembra ben predisposta nei confronti di questa piattaforma di contrattazione. Ci sono invece altre sigle, lo dico con rispetto, possiamo considerarle minori, che invece non sono propriamente entusiaste. Per esempio Francesco Signorelli, l'USB, come vede questa piattaforma sulla quale poi nei prossimi giorni verrà palesata quella che è la proposta di riorganizzazione della Fondazione Maugeri? Mi sento di precisare una cosa. Qualunque tipo di accordo siglato, al di là della bontà o meno dell'accordo, decontestualizzato, cioè non messo in un contesto di riforma di cui nei titoli si diceva, poi si parlerà dopo, di Regione Lombardia nella fattispecie, ma di revisione del Servizio Sanitario Nazionale. La nostra paura è quella, in realtà la mia organizzazione sindacale insieme al MUSINDA, che è un sindacato di categoria degli infermieri, siamo state le uniche organizzazioni sindacali che non hanno sottoscritto l'accordo, banalmente per mancanza di garanzie che Fondazione Maugeri non ha mai dato perché non può dare, anzi in uno degli ultimi tavoli della dirigenza a cui ho partecipato, a domanda, l'ex direttore generale che ha avuto le deleghe alla trattativa fino alla fine, alla conclusione, adesso non so se è ancora in carica con queste deleghe perché magari si aspetta la ratifica o meno dell'accordo,
a una cosa, un'informazione che non ho, diceva se ci sarà un cambio di assetto aziendale e quindi riformulare i contratti dei lavoratori, perché ricordo che l'accordo è soltanto per i dipendenti di FSM, di Fondazione Salvatore Mogheri, in un eventuale cambio di proprietà, comunque un riassetto aziendale. Chiaramente molti lavoratori non saranno più dipendenti di FSM, quindi al di là del merito dell'accordo, che qualcuno potrà considerare buono, qualcun altro meno buono, non ci sono garanzie, non ci sono queste certezze. Le certezze non le può dare nessuno, ma qualche garanzia. L'assenza di certezze, posto che immagino non sia in discussione la buona fede di chi vi ha proposto qualcosa, ma è perché la situazione è talmente delicata, talmente compromessa, che diventa anche davvero difficile, al di là dell'ottimismo che chi ha impresa evidentemente mette sempre, da poter dire: guardate, noi possiamo dirvi che tra 3 anni saremo ancora qui, perché il momento è difficile, ma abbiamo la forza di andare avanti. È questo il motivo per il quale non ci sono certezze? Le garanzie le può dare soltanto, per quanto ci riguarda, la politica istituzionale, cioè negli organi esecutivi. Parliamo di Ministero della Salute, parliamo di MIUR, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, perché non dimentichiamo, la Fondazione Mogheri è un IRCCS. Noi in questi mesi abbiamo cercato come organizzazione sindacale questo tipo di interlocutori, perché le garanzie le possono dare solo quelle, cioè se non sappiamo quali fondi sono messi a disposizione per gli anni futuri e per la sanità, non solo per Fondazione Mogheri, nessuno anche in buona fede, per carità, può fare una programmazione. Ma non dico quinquennale o decennale, cioè dico triennale. Qua siamo sicuri che Fondazione Mogheri può fare una programmazione, quindi stilare un piano di risanamento, un piano industriale. Per il 2015 non sappiamo cosa succederà alla sanità di Regione Lombardia nel 2016 e nel 2017. Allora, magari questo dubbio potrà aiutarci a scioglierlo uno dei nostri ospiti, Fabio Titonante, che, lo ricordiamo, fa parte di Commissione Sanità e Politiche Sociali, proprio al Pirelloni, Regione Lombardia. Poi torno dai lavoratori e coinvolgiamo anche gli altri ospiti della politica, perché noi sin qui vi abbiamo raccontato la fotografia. Certo, forse bisognerebbe interrogarsi sul futuro, ma anche sul passato, cioè perché siamo arrivati fino a questo punto con incertezze che riguardano tutte le strutture sanitarie. Faceva bene Signorelli a ricordarlo, ma attenzione, qui stiamo parlando di un fiore all'occhiello che nell'arco di pochi mesi ha visto precipitare il proprio fatturato ed è finito in una palude, per vicende che non hanno a che fare con la qualità delle prestazioni che sappiamo da anni sa offrire. Il futuro della Mogheri, cosa attende i lavoratori di questo colosso della sanità pavese finito in una bufera giudiziaria che è coincisa con una fase assolutamente travagliata della storia aziendale di questa, che è una realtà di assoluto prestigio a livello nazionale? Abbiamo sinora parlato dell'entità del buco, però guardiamo due cifre così capiamo perché viene considerata una china difficile da risalire. Guardate questa grafica, sono dati diffusi dall'ufficio stampa di Fondazione Mogheri poche settimane fa. Allora, nel 2013, l'ultimo dato disponibile, perché il bilancio 2014 ovviamente è ancora in fase di definizione, i ricavi ammontavano a 305 milioni di euro. E qui c'è un primo elemento che balza all'occhio: solo un paio d'anni prima, nel 2011, i ricavi erano quasi 30 milioni in più. 193 milioni è l'indebitamento, quindi ci vorrebbe un meno davanti, che la Fondazione registrava nei primi 6 mesi dello scorso, dell'anno che si è appena concluso. 200 milioni è l'ammontare complessivo del patrimonio immobiliare, non soltanto, che Fondazione Mogheri ha fatto stimare, immagino nel caso peggiore, per alienare delle strutture, no? Nel momento in cui ci fossero difficoltà a garantire il normale prosieguo delle attività. Allora, queste sono cifre davvero da far tremare i polsi, non a caso c'è difficoltà a capire quello che accadrà, però dicevano i rappresentanti del mondo sindacale, questa crisi si inserisce in generale anche nel progetto che Regione Lombardia ha per la sanità. Perché
Fondazione Maugeri è una realtà privata, però è accreditata in Regione Lombardia e credo che la totalità delle entrate siano poi soldi pubblici. Allora, in attesa di capire con altitonante che aria tira in Regione, io volevo capire da Movimento 5 Stelle, che è una delle forze politiche che da subito ha cavalcato questa storia, la vostra lettura dei fatti, perché la vicenda giudiziaria comunque pesa e voi dite, guardate che non è tanto marginale, cioè alla fine è la mina che ha fatto detonare poi tutto questo pandemonio, o sbaglio? È esattamente così. Intanto mi scusi la precisazione, ma cavalcare non mi piace, mi sa di propaganda. Noi ce ne siamo occupati, nel senso che abbiamo esaminato tutti i dati di bilancio già a luglio, quando l'allora vicepresidente Lamaugeri, ex direttore generale, vennero in audizione in commissione sanità. Quindi abbiamo esaminato i dati di bilancio e abbiamo esaminato anche il business plan della Maugeri. Dunque, che cosa non è stato detto finora e che cosa i lavoratori che non lo sanno devono sapere quando andranno a decidere delle loro sorti? Perché andare a esprimere la propria opinione su questo accordo sindacale, che come è ben stato detto dal rappresentante dell'USB non dà alcuna garanzia ai lavoratori, ovviamente è una scelta che il lavoratore fa e deve fare in maniera consapevole, cioè conoscendo non solo l'oggi ma avendo una visione globale di quello che è il futuro di Maugeri, il futuro che si sta prefigurando sulla base di dichiarazioni ormai effettuate in molte sedi dallo stesso presidente Brugger, quello che io chiamo il piano Brugger, ovvero il mostro a tre teste. Addirittura. Esatto, e adesso le spiego perché, non ne abbiamo ancora parlato finora, quindi Fondazione Maugeri è una onlus, è un IRCS, un istituto di ricerca scientifica. Si trasformerà in questo modo: la ricerca rimarrà fondazione, mentre l'intero comparto sanitario verrà spostato all'interno di una società a fini di lucro, che probabilmente sarà una SPA. Dopodiché, quel patrimonio immobiliare che citava, che fra l'altro da dichiarazioni stampa di Brugger è ancora più consistente, pari a 245 milioni di euro, verrà quasi interamente ceduto a un fondo immobiliare, stato fatto anche il nome, Gruppo Prelios, il quale lo dovrà gestire a fronte del pagamento da parte di Maugeri di affitti cari e salati, quantificati all'interno di questo piano di ristrutturazione presentato il giorno prima della firma dell'accordo, e che ci tengo a precisare non è un piano industriale, perché il piano industriale ha un valore legale e certificato, e questo è una bozza di piano di rientro che può andar bene per il concordato in bianco, la procedura appunto tuttora in corso, non si è citato, c'è anche un concordato in bianco. Dunque, cedendo questo patrimonio all'interno del piano di ristrutturazione, è scritto che Fondazione Maugeri andrà a pagare circa 19 milioni di euro l'anno per affitti di immobili che oggi sono di sua proprietà. Okay? Questa è già una cosa che io questo che non capisco nulla. Viene fatto passare come un risparmio, perché dicono: se cediamo gli immobili al gruppo immobiliare, alla società immobiliare che li gestirà, non andremo più a pagare gli interessi sul mutuo, perché lei sa che c'è un'esposizione finanziaria notevole. Allora, andando a guardare i dati di bilancio, perché io nell'analisi mi sono sempre basata su dati documentali, questi interessi sono pari oggi, in base agli ultimi bilanci, quindi 2013, 6 milioni e mezzo di euro l'anno. E quindi converrebbe continuare a pagare questi? Ma io direi che a spanne qui andiamo a pagare quasi il triplo. Quindi questa viene fatta passare come mossa salvifica. Peraltro il 19 nella vicenda Maugeri è un numero ricorrente, perché la vicenda si è aperta con Fondazione Maugeri che chiama i lavoratori, in buona sostanza, a un sacrificio di 19 milioni di euro. Nello stesso tempo, sull'altra mano, Fondazione Maugeri ha un piano di risanamento già pronto, che non è quello che hanno presentato i sindacati il 16 dicembre, ma è il business plan redatto da
Pricewaterhouse, società di revisione contabile, su commissione di Maugeri, quindi pagato dalla fondazione, che in molte pagine riesce a fotografare tutte le criticità di Maugeri e ad avviare nell'indirizzo in ciascun comparto una sorta di razionalizzazione della fondazione, incidendo sugli sprechi, per un valore pari a un risparmio di 19 milioni di euro l'anno. Avviando un piano di risanamento, così come il business plan 2013-2017 stabiliva, non si toccavano le indennità dei lavoratori, perché non sono state quantificate, ma questo taglio al costo del lavoro previsto dall'accordo sindacale firmato dalle organizzazioni confederali FIALS e CISAL sarà pari a 9 milioni di euro. Il business plan dava la possibilità di un risparmio di 19 milioni di euro l'anno. Quindi la nostra linea qual è stata? In assenza di un piano industriale, l'unico documento certificato che avevamo a disposizione era il business plan 2013-2017, che proponeva un risanamento che non avrebbe toccato i lavoratori. Giustamente, partiamo prima dagli sprechi, partiamo prima da una riorganizzazione interna, perché era necessaria e si poteva fare, peraltro era già stata intrapresa dal direttore generale che c'era prima del De Matteis, che adesso non è più direttore generale, sostituito da Giorgi, e che aveva già dato dei risultati in termini proprio di dati di bilancio. Quando a un certo punto c'è stato il cambio dei vertici nella dirigenza di Maugeri e si è iniziato a modificare lo statuto, a modificare il regolamento generale, perché lei deve sapere che il contratto di sanità pubblica era prescritto all'interno del regolamento generale, per cui senza la possibilità, la fondazione non aveva la possibilità di deliberare unilateralmente un cambio contrattuale da pubblico a privato senza prima modificare lo statuto e revocare il regolamento. Dopodiché siamo arrivati a luglio con questa delibera che stabiliva che dal 1° di ottobre sarebbero passati tutti a sanità privata. C'era un piccolo particolare che noi abbiamo anche denunciato. Intanto il passaggio ad AIOP non avrebbe dato quella disponibilità economica immediata necessaria a Maugeri per mettere in atto la speculazione finanziaria. Badi bene all'uso delle parole, perché io sto molto attenta. Qui si è fatta molta confusione fra piani industriali, piani di ristrutturazione, piani... Quindi... Posso chiedere una cosa? Prego. Perché... Addentrandoci troppo, credo che rischiamo di disorientare il pubblico a casa. Lei dimostra di aver letto le carte e di aver notato una serie di cose... Anomalie. Di anomalie che non la convincono. No. Naturalmente lei, gli altri consiglieri del vostro gruppo, con le competenze interne o che siete andati a cercare, le avete fatte emergere, quindi parlate a ragion veduta. Non sono mai stata smentita. Non è mai stata nelle smentita. Mie dichiarazioni, neanche dal direttore generale, dal vicepresidente. Benissimo. O dal presidente. Allora, Brugge. Proprio per aiutare il pubblico a casa, le cose che la consigliera Nanni sta dicendo e che potrebbe, secondo me, con altrettanta dovizia di particolari, continuare a dirci, sono suffragate da verifiche che loro hanno fatto e dal fatto che in tutte le denunce sin qui rese pubbliche non sono mai state smentite. Le posso però chiedere una domanda che ci riporta non alla chiacchiera da bar, perché sarebbe irrispettoso nei confronti della vicenda che stiamo trattando, ma in modo tale che ci capiamo subito con quelli a casa. Che cosa non vi torna? Beh, me lo dice in modo molto semplice, calibrando subito le parole, ma perché secondo voi c'è qualcosa che non gira? Al di là che abbiamo capito che se non dessero in esterna il patrimonio immobiliare... risparmierebbero, perché avrebbero i mutui, certo, da pagare, però non pagano tre volte tanto di, certo, affitto. Certo. Che cos'è che non vi torna? Non ci torna che se la volontà è quella di risanare la fondazione, un piano di risanamento c'era già e aveva già prodotto nel primo anno in cui era stato applicato dal precedente direttore generale dei risultati tangibili in termini di dati di bilancio. A un certo punto è stato disatteso. Perché? Perché la finalità, a mio parere, non è quella di risanare l'azienda, ma quella di mettere in atto una vera e propria speculazione finanziaria sulla pelle di 3.500 lavoratori. E le spiego.
Sì. Una volta che la Fondazione Maugeri si sarà trasformata nel mostro a tre teste, quell'accordo lì che hanno firmato questi signori sarà carta straccia, perché lei sa che nel momento in cui un intero comparto sanitario viene trasferito in una ipotetica società per azioni, cambia il management, cambia il padrone dell'azienda e il contratto non rimarrà lo stesso, dovrà essere cambiato e molto probabilmente sarà un IOP. Quindi di che cosa stiamo discutendo? Mm. La nostra posizione è netta su questo punto, perché noi guardiamo al futuro dei lavoratori. Nel momento in cui si intraprende la speculazione, si dà l'avvio, e questo accordo dà l'avvio perché per rendere appetibile l'azienda all'acquirente, che si parla di grossi gruppi di potere, di interessi fortissimi in gioco, cosa si fa nell'esperienza italiana? Si abbatte il costo del lavoro, si fa cassa, si alza l'indice di redditività dell'azienda, in modo tale che l'azienda la si compra da parte dell'acquirente facendo un affare e pagando il minimo possibile. Non so se è chiaro il concetto. È chiaro, abbiamo usato anche delle parole impegnative, posto che uno poi con i propri beni, con la propria azienda può anche cercare di speculare, cioè ha un'accezione che suona negativa, ma è legittimo. La fondazione però vive di fondi pubblici. Però esatto, quello che diceva la consigliera Nanni, attenzione, perché questa fondazione vive con le prestazioni dallo Stato italiano e comunque ci sono in ballo le sorti di migliaia di famiglie. Siamo aperti a ospitare naturalmente la replica da parte di Fondazione Maugeri, lo ricordo perché qualcuno ci ha scritto, quest'oggi non è presente perché di fronte al nostro invito ha legittimamente ritenuto fosse prematuro confrontarsi davanti alle telecamere, visto che è un tema sicuramente delicato. Grazie. Vorrei chiedere a questo punto a Villani e al Titonante la vostra lettura, anche perché quello che dice il Movimento 5 Stelle è attenzione. Cioè qui stiamo parlando di una realtà privata che vive grazie alle convenzioni con l'ente pubblico, e poi qui c'è da capire se davvero si fa il bene oppure si cerca di favorire soltanto qualcuno. Villani, voi che siete all'opposizione, poi sentiamo naturalmente Forza Italia che governa con la Lega Nord in regione, avete le stesse dubbi, avete le stesse perplessità? Mi paiono delle denunce circostanziate quelle della consigliera Nanni. Ma guardi Michalizio, io non voglio entrare nel merito di questo ragionamento che è stato fatto sul bilancio di Maugeri, sulle problematicità che si sono verificate, perché evidentemente occorrerebbe un confronto anche con Maugeri stessa da un certo punto di vista, dall'altro punto di vista cerchiamo di guardare avanti. Di guardare avanti partendo da alcuni presupposti. Il primo è questo: Maugeri è una grandissima risorsa per la provincia di Pavia, per questo territorio, ma più in generale per la Regione Lombardia e anche per il nostro paese. Una grandissima risorsa. Per questo motivo anche noi abbiamo seguito dall'inizio la vicenda. La prima interrogazione che ho presentato è stata a metà luglio, no? E da lì, insieme al Comune di Pavia, insieme all'amministrazione provinciale, naturalmente insieme al movimento sindacale e ai lavoratori, abbiamo cercato di seguire la questione per ottenere cosa? Per ottenere un risultato che ci consentisse di fare un passo in avanti a favore dei lavoratori. Naturalmente noi non abbiamo trascurato e non trascuriamo assolutamente non solo la vicenda giudiziaria, che sicuramente ha avuto una ripercussione importante sulla situazione che si è determinata, ma anche questo rapporto che sicuramente va radicalmente modificato tra Regione Lombardia e le strutture private accreditate, nel senso che bisogna aumentare i controlli, la programmazione rispetto all'erogazione di questi fondi, maggior intreccio tra controllo dei soldi pubblici che vanno anche a queste fondazioni. Quindi non trascuriamo nulla, attendiamo l'esito della vicenda giudiziaria, ma sappiamo bene che ha influito, che quello che è successo ha influito su questa storia. Su queste storie. Credo però appunto che si debba guardare avanti con grande senso di responsabilità, partendo da un ragionamento molto semplice, che all'interno di queste vicende ciascuno deve fare il proprio mestiere.
Io non mi sento di sostituirmi al sindacato nel modo più assoluto e non mi sento neanche di dire che certo, dare le informazioni va bene, non spetta solo noi, non spetta principalmente a noi dare le informazioni ai lavoratori sulla consultazione che ci sarà tra il 10 e il 12 di febbraio. Io però dico una cosa, ricordo quando è partita questa vicenda e quando è partita questa vicenda, quando cioè era stato disdettato il contratto di interesse pubblico nei confronti dei lavoratori, noi allora tutti insieme abbiamo detto: qui si devono realizzare due obiettivi. Primo, che rimanga il contratto di interesse pubblico. Secondo, che si presenti il più presto possibile un piano industriale, il primo possibile un piano industriale. Terzo, c'è anche la terza questione, che si lavori affinché la Fondazione Maugeri cerchi anche in altre direzioni, anzi soprattutto in altre direzioni, di risparmiare soldi, di tagliare sprechi, di valutare attentamente all'interno della situazione dove si può andare a ridurre le spese, eccetera eccetera, che anche Regione Lombardia faccia la sua parte, che anche il governo faccia la sua parte. Cioè, ci siamo posti questi tipi di obiettivi, non tutti sono stati realizzati, ma mi pare che questa ipotesi di accordo che sta venendo fuori salvaguardi le due questioni fondamentali: la questione che i contratti rimangono pubblici, la questione che si può discutere di una proposta di piano industriale. Un attimo solo, Michelizio. Poi io capisco il discorso delle garanzie, ma credo che in una realtà non perfetta e diversa da quella che viviamo quotidianamente, in una realtà come questa, complicata nei rapporti sindacali, nei rapporti con i lavoratori, nei rapporti tra le istituzioni, le garanzie si conquistano. E se non si cerca di capire fino in fondo la validità di quell'ipotesi di contratto, se non continuano le relazioni sindacali, se gli enti locali non continuano a fare la loro parte, se Regione Lombardia non viene richiamata alle sue responsabilità, noi non avremo le responsabilità. Perché non avremo queste garanzie? Perché l'opposto, cioè la non firma di questo accordo, secondo me porterebbe ad una forza di opposizione come la mia anche dei vantaggi di carattere politico, no? se non ragionassimo in termini responsabili, perché scaricheremmo su Maugeri e su Regione Lombardia le responsabilità di quello che è successo, ma salterebbe tutto, il rischio è che salterebbe tutto, precludendoci anche la possibilità di fare dopo questo passo altri passi nella direzione della garanzia per i lavoratori. Io la penso così. Lei ha fatto bene a precisarlo, lettura in diversa rispetto chiaro, a quella della consigliera Nanni. Io direi una cosa, coinvolgo a questo punto Fabio Altitonante: in questa vicenda, al di là delle singole responsabilità, e ancora una volta ribadiamo, non ci stiamo occupando del piano giudiziario, saranno i giudici a stabilire se davvero è stata pagata questa tangente da 60 milioni di euro. Attenzione, a dirlo nei verbali non è uno che passa per la strada, è Aldo Maugeri. Eccolo qua, grazie. Questo è un titolo del giornale. Ho pagato 60 milioni di euro a colui che ci garantiva le entrature con la Regione Lombardia, che è Pierangelo Daccò, il signore che, secondo il teorema accusatorio, avrebbe pagato le vacanze con cui abbiamo aperto questa puntata della nostra trasmissione. Ecco, sarà la magistratura a stabilirlo. Però attenzione, qui c'è una questione che chiama in causa la politica. È cambiata la giunta, non c'è più Formigoni. C'è una giunta sempre di area centrodestra, il presidente Roberto Maroni, la sanità è comunque, fa capo a Mario Mantovani, figura di spicco di Forza Italia. E allora io chiedo a Fabio Altitonante, cioè questa vicenda non è quantomeno un monito a tenere gli occhi aperti? Poi è ovvio che ognuno la sua azienda, anche se accreditata, se la può gestire come vuole, può pagare i dipendenti con un contratto piuttosto che un altro, ma qui stiamo parlando di un fornitore dello Stato. Non è mancato qualcosa da parte della politica nella vigilanza, nell'essere sicuri che i soldi fossero
ben spesi al di là della qualità delle prestazioni che non è mai stata messa in discussione al titolante. Sì. Io credo che questa vicenda rispecchi un po' e si interseca con la vicenda del San Raffaele e vorrei chiarire alcuni punti. Qui non è in discussione tangenti in cambio di mancate prestazioni, cioè il sistema della regione, il sistema della sanità, poi magari parleremo della riforma, si fonda su una legge del 97. La legge del 97, sanitaria e Lombardia, dà al pubblico e al privato le stesse opportunità. Cosa vuol dire? Vuol dire che il cittadino lombardo può scegliere di farsi curare da una struttura pubblica o da una struttura privata accreditata. A fronte di questa prestazione la regione riconosce un rimborso. Tra le strutture private in Lombardia, nell'ultima classifica degli ospedali in Italia, primo risultato il San Raffaele, nonostante tutto quello che ci sia stato negli ultimi due anni. Cosa vuol dire questo e cosa ci insegna questo? Ci insegna che qui non è in discussione la prestazione, quindi non c'è qualcuno che ha tolto i soldi pubblici della regione rispetto a delle prestazioni ai cittadini, ma c'è una gestione opaca di un'azienda, sicuramente un fornitore importante con soldi pubblici, perché sia la Maugeri che il San Raffaele sono eccellenze lombarde, ma si fondano su un rimborso in base a prestazioni di soldi pubblici, quindi sicuramente andava fatto un controllo migliore, è stato cambiato il metodo di controllo, ci sono molti più controlli, però a mio avviso è proprio la gestione sbagliata aziendale, tant'è che il San Raffaele dà un deficit annuale di meno 85 milioni di euro, con la nuova proprietà è arrivata la nuova proprietà, ha ridiscusso il contratto con i lavoratori, ha azzerato gli sprechi, in un anno zero. Allora mi pare che la situazione della Maugeri quindi sia una cattiva gestione, una pessima gestione. La consigliera, la collega Nanni, 5 Stelle si appassiona giustamente a fare un lavoro all'interno dei bilanci, spulciare e capire, ma questo è un lavoro ottimo che può fare un sindacato quando va a discutere il piano industriale, perché faccio un esempio, quando lei mi parla di gestione, io non l'ho interrotta, quando lei mi parla, non sapendo, ma adesso parlo da ingegnere che ha seguito diverse ristrutturazioni aziendali, quando mi parla di gestione immobiliare interno, esterna, vado a pagare l'affitto, qui magari nell'affitto è compreso la gestione del calore, il facility management, che magari costano milioni di euro su quegli immobili, quindi vai, devi andare ad approfondire e capire, ma questo è un ruolo che deve svolgere l'azienda, perché viene rimborsata la regione in base a prestazioni, ma comunque è un'azienda privata, a meno che non diciamo che noi la statalizziamo, facciamo un'offerta, arriva la regione che si compra la Maugeri, allora cambiano un po' le cose. Questo per dire che la politica deve vigilare, soprattutto nel sistema sanitario lombardo, dove c'è una parificazione tra pubblico e privato, quindi a maggior ragione, e da oggi c'è questa vigilanza. Però mi pare che dai numeri che escono, che si evincono da questo rilancio della Maugeri, che coinvolge 3.500 dipendenti in tutta Italia, 1.600 a Pavia, per renderci conto il San Matteo di Pavia, che è uno dei fiori all'occhiello della Lombardia ma dell'Italia, ha circa 3.500 dipendenti, quindi parliamo di cose importanti, la Maugeri è focalizzata sulla riabilitazione, parliamo di cose importanti, ma andare a spulciare va benissimo i bilanci quando noi dobbiamo dare una visione futura, quindi cosa vuol dire, qual è il ruolo della politica in questa fase sulla Maugeri, ma più sul sistema sanitario, capire se questa normativa del 97 è ancora al passo coi tempi, e secondo noi no, non è più al passo coi tempi rispetto alla società che c'è oggi, dove il 30% dei cronici assorbe il 70% delle risorse lombarde della sanità. E cos'è il budget sanitario di Regione Lombardia? Allora, il budget sanitario di Regione Lombardia è circa 18 miliardi di euro, di cui 1 miliardo e 800 milioni sul sistema socio-assistenziale, quindi l'RSA, tutta la parte che riguarda gli anziani, e 16 miliardi e 2 su quello che è il mondo la vera e propria gestione sanità. Degli ospedali, dei piccoli ospedali, tutto il sistema sanitario, quindi parliamo di 32 mila miliardi di vecchie lire e 4 mila miliardi di vecchie lire sul sistema socioassistenziale. Allora, in questo sistema abbiamo il 30% dei cronici, cioè gli anziani, una popolazione sempre più anziana che assorbe il 70%, quindi la grande risposta che deve dare il sistema sanitario lombardo è quella sui cronici, dove manca.
Allora, quando mi si chiede qual è la prospettiva, non ho il futuro, la visione futura del sistema sanitario lombardo per fare anche dei piani industriali, in questo caso della Mogherini, noi in questi mesi stiamo rispondendo perché stiamo discutendo la riforma della sanità, poi se ci sarà occasione vi dirò i punti fondamentali, sì. Entro i prossimi 4 mesi ci sarà la riforma sanitaria che ci dà una garanzia da qua al 2030, cioè da qui ai nostri figli e ai nostri nipoti noi possiamo dire quale sarà il nostro sistema sanitario, con quali soldi, con quali risorse e dove. Quindi dice in sostanza Regione Lombardia, rappresentata dal consigliere titolante che ricordo siede in Commissione Sanità e Politiche Sociali, tranquilli che queste perplessità che voi avete espresso ed è il contesto entro il quale poi Maugeri potrà lavorare saranno ribadite dal nuovo piano. Dopodiché che Regione gli accreditati dovranno gestire meglio le aziende, perché questo ci deve fare da insegnamento quello che è successo alla Maugeri e quello che è successo a San Raffaele. Alla Maugeri credo che la proprietà sia rimasta la stessa, a San Raffaele in 6 mesi è sparita la proprietà, c'è una nuova proprietà che ha dimostrato anche con altre strutture accreditate di saper lavorare meglio alla vecchia proprietà ed è stato rilanciato alla grande San Raffaele. Quindi io credo che anche la Maugeri possa riuscirci a essere rilanciata e a stare sul mercato, perché poi quando sei accreditato e sei pubblico e privato devi saperci stare. Questo è l'auspicio che io ritengo anche gli altri presenti vogliono sottoscrivere. Stanno arrivando un sacco di messaggi di lavoratori della Maugeri, al 366 11 88 002, tra un attimo dopo la pubblicità ne parliamo. Devo dire una cosa, io resto di un'idea, poi do la parola anche agli altri e poi parliamo col sindaco di Casolate Primo, lui ha un altro problema, quello di garantire un presidio ospedaliero sul suo territorio. Credo che il presidente Formigoni ha sempre detto, guardate che questa vicenda riguarda un'azienda privata e su questo non c'è dubbio, Maugeri è un'azienda privata, ma siccome vive con i soldi pubblici, insomma, se a un certo punto, scusate, dai conti che abbiamo visto prima in grafica, ci sono 193 milioni di passivo ed era il passivo accumulato solo nel 2014, se noi togliamo quei 60 milioni che erano una tangente che secondo l'allora presidente, oggi non c'è più perché è mancato pochi mesi fa, erano stati dati per poter avere la certezza di continuare a lavorare, 163 meno 60 fa 103. Io in matematica mi sono una capra, però voi capite che oggi parleremmo di un buco di bilancio molto diverso di un'azienda che ha come principale fornitore lo Stato italiano, la Regione Lombardia. Detto questo, ci fermiamo per un attimo, chiudiamo per quanto possibile la parentesi sulla Maugeri e poi cerchiamo di capire se gli ospedali, parliamo anche della riforma della sanità. No, ma su quel bilancio Maugeri non è tutto di Regione Lombardia, è Stato italiano, perché la Maugeri è su tutta l'Italia, quindi sono diverse, è accreditata in diverse regioni, quindi di quei 300 milioni di euro, non è che Regione Lombardia dà ogni anno 300 milioni di euro a Maugeri. Però da 200 però di le altre entrate di euro, immagino siano tutte pubbliche. Sì, entrate pubbliche in base a prestazioni, se no sembra che diamo che c'è. No, in base a prestazioni certificate e controllate. Qui questo il problema è dietro. Il problema è dietro. Dietro una cattiva gestione, chi ha sbagliato pagherà come in tutte le aziende, per il San Raffaele già ci sono state le condanne a 10 anni sulla cattiva gestione e la bancarotta e vedremo anche qui, aspettiamo la giustizia e vedremo anche qui la Maugeri. Devo dare la pubblicità, sono in ritardo rispetto al tassativo, mi scuso con la concessionaria e poi torniamo in diretta a prima serata live, grazie. Prima serata live, tra poco voltiamo pagina, cerchiamo di fare il punto su queste voci che complici continui tagli ai trasferimenti dallo Stato centrale a Regione Lombardia potrebbero riguardare anche il comparto della sanità nel nostro territorio. Il primo a lanciare l'allarme è stato pochi giorni fa il governatore Roberto Maroni, ma chiudiamo per quanto possibile questa parentesi di apertura, questo capitolo sulla Maugeri, intanto dando atto che stanno arrivando tantissimi messaggi, io ve li leggo velocemente. Un lavoratore dipendente della Maugeri Anonimo dice: vi chiedo di correggere il termine azienda, Maugeri è una fondazione ed è una cosa diversa, non ha un padrone. Chi sa dirmi chi è il padrone di Fondazione Salvatore Maugeri? Qualcuno di voi sa rispondere? Al di là che c'è un presidente, c'è un consiglio di amministrazione, Yolanda Nanni ride e dice: che domanda stupida mi fa. No, ho interpretato bene il suo ghigno, cosa voleva dire? Ah beh, l'ho specificato prima quale sarebbe la natura della fondazione, poi che di fatto ci siano dei padroni è
questo è evidente da quello che è in atto. Mi premeva anche, se mi consente, rispondere al collega altitonante che studiare i bilanci non è che viene fatto per sport, per capire una situazione di una fondazione. Però la politica deve spiegare, fare è necessario innanzitutto vedere ma lo storico. Ma io non mi permetto però di entrare nel merito, perché il dato che lei ha citato su San Raffaele c'è anche per Fondazione Maugeri. Se lei va a vedere il bilancio del 2012 e lo confronta con quello del 2011, troverà che dal 2011 si era sotto circa 80 milioni di euro e nel 2012, quando è iniziata la manovra di risanamento col business plan, siamo andati a meno 150 mila. Poi siamo passati di nuovo a un'esposizione finanziaria intollerabile. Allora, quello che volevo dire io è che quando si firmano accordi di questo genere con zero garanzie, e ho capito che al consigliere Villani va bene guardare il futuro con incertezza, ma i lavoratori non guardano il loro futuro con incertezza. Loro vogliono sapere cosa succederà. E cosa succederà? Sarà che l'accordo serve alla fondazione per fare cassa 9 milioni di euro per poi avviare una manovra finanziaria per cui voi lavoratori che andrete a firmare questo accordo darete via libera alla manovra e fra un anno, quando la proprietà non sarà più quella, cominceranno i cosiddetti numeri, gli esuberati, perché chiaramente quando si passa da fondazione Onlus a società a scopo di lucro che fa profitto, allora si guarda prima il profitto e il lavoratore diventa un numero. E non mi stupirei se fra un anno qualcuna di queste sedi fosse chiusa con all'interno il pacchetto di lavoratori che ci si trova. Per cui noi cosa diciamo? Sicuramente lo scenario cambia se si vota no a questo accordo e se si impedisce la manovra speculativa, ma per impedire la manovra speculativa c'è bisogno di un intervento forte della politica. Non è necessario statalizzare la Fondazione Maugeri, sarebbe stato necessario però che il governo statale, il Ministero della Salute, che è stato interrogato attraverso due interrogazioni in Senato da parte del Movimento 5 Stelle, il governatore Maroni e l'assessore Mantovani, che è stato interrogato ben tre volte in aula dalla sottoscritta sul problema dei mancati controlli di Regione Lombardia, non nelle vicende giudiziarie, ma fino all'anno scorso, quando Fondazione presentava dei bilanci assolutamente in disordine e non garantiva la continuità aziendale, che invece Regione Regione Lombardia garantisce, deve, mette come requisito certo inequivocabile all'interno di una delibera. Quindi diciamole tutte le cose ai lavoratori quando le diciamo. La politica è stata a guardare. Questi signori parlano, però azioni non ce ne sono state. Se si fosse voluto politicamente impedire la manovra, che ha dietro evidentemente un forte gruppo di potere, e sappiamo noi con certezza che in questo caso, che è un caso di scuola, anche perché c'è stato un atto contraddittorio, caro altitonante, il presidente della Commissione Sanità non meno di qualche mese fa ha mandato alla Fondazione una diffida nella quale c'era scritto nero su bianco: fammi vedere il business plan, quello di cui ho parlato prima, che non incideva sulle indennità dei lavoratori e che non si è voluto deliberatamente applicare, di cui erano a conoscenza anche le organizzazioni sindacali. E la diffida ha anche detto: sospendi immediatamente le trattative perché non ci sono garanzie per i lavoratori. Ecco, questa diffida non è stata data. Sta venendo fuori un minestrone. Adesso le do diritto. No, ma sarebbe semplice qui venire qui, prendersi gli applausi dei 2000 lavoratori. No, non è per gli applausi. Dire una marea di cose bellissime che irrealizzabili zero, quando nella realtà il ruolo della politica, perché il ruolo della politica in questo caso sarebbe stato anche: tu non dai il business plan, ci stai negando alcuni documenti che poi aveva dato tutto la Fondazione Maggiore. No, non l'ha dato, il business plan ha scritto che era un documento superato, 2013-2017. C'è un work in progress, insomma ha risposto, c'è un work in progress. Va bene, allora noi possiamo, quello che ci interessa è il risultato. Allora, il risultato è che la politica non può dire a un'azienda che tipo di contratto fare, ok? Questo iniziatelo a segnare. Se no, in tutte le crisi, se no, in tutte, ognuno deve avere il suo ruolo. La politica però ha una moral suasion, si siede, fa capire che
E certo, perché anche sono stati eletti per difendere i cittadini, sì, non difende, per lasciarli ho capito, ma ci sono dei ruoli. Allora che significa? Che adesso la Fiat che ha scelto di, con una grande truffa perché lì ha preso veramente tanti soldi allo Stato, la Fiat non è più italiana, quindi ha scelto di avere una sede in Olanda e quotarsi alla borsa di Wall Street, cos'è? Doveva andare Matteo Renzi, chiudere l'Italia, voi non uscite da qui. Allora ognuno ha il suo ruolo e lì hanno fatto una discussione con i sindacati, ci sono i sindacati che stanno discutendo e c'è un referendum sulla parte dei cittadini. Quello che interessa a me, quello che interessa alla politica, no, a me, alla politica credo e alla Regione Lombardia, che le professionalità della Maggeri siano preservate, che la Maggeri rimanga sul nostro, rimanga sul territorio lombardo, in particolare a Pavia dove ha più di 1600 dipendenti. A questo punto Regione Lombardia, anche grazie a questa riforma della sanità che porterà un efficientamento, un taglio di sprechi, potrà garantire alle strutture che meglio lavorano, perché alla fine è il cittadino che fa grande una struttura, cioè la Maugeri, il San Raffaele, l'Humanitas, lo IEO del professor Veronesi sono grandi, sono strutture private accreditate, ma sono grandi non perché l'ha voluto la politica, l'amico, le dietrologie che fanno il movimento sempre 5 Stelle, ma perché i cittadini scelgono di andare in quelle strutture. Ma non diciamo stupidaggini. Le posso chiedere una cosa al titolante, lo accennava anche la consigliera Nanni, Matteo, dipendente anche lui di Fondazione Maugeri, dice vorrei chiedere al rappresentante della Commissione Sanità se la diffida che è stata inviata alle sigle sindacali a non firmare nessun accordo senza la presenza di un piano industriale è stata solo un obbligo o ha un peso effettivo, così rispondiamo anche a quello che diceva la Nanni poco fa. Commissione Sanità avrebbe inviato una diffida alle sigle sindacali, poi chiediamo anche a Creston e a Signorelli. All'azienda. Diffidando l'azienda a sospendere immediatamente le trattative in corso, in quanto non vi era un piano industriale e quindi nessuna garanzia per i lavoratori. Il piano industriale c'è non stata, c'è ancora lo oggi. Lo chiediamo a chi allora, fa parte della Commissione, c'è stata allora, questa diffida. Certo quindi. Che c'è stata, nero certo, su bianco. C'è stata perché in prima battuta la Fondazione Maugeri, ecco il nostro ruolo politico, la Fondazione Maugeri quando è arrivata in Commissione Sanità dicendo che alcuni dati non li dava, che erano un work in progress, ha detto allora finché non ci sono i dati fermatevi fermate sull'aspetto che riguardava le decisioni con i lavoratori. Poi c'è stato un tavolo, c'è il referendum, c'è una La diffida è stata mandata il 25 novembre, i tavoli erano già aperti dal primo di ottobre. Ma sei sindacati! La fondazione non ha mai fornito i dati alla regione, questa è la cosa vergognosa. Allora, governo di Regione Lombardia non ha autorevolezza, perché si è fatto prendere a pesci in faccia dalla fondazione, che non ha dato alcun riscontro. Allora, al presidente Rizzi gli ha detto il business plan non te lo do, perché è un documento superato, il piano industriale non ce l'ho perché lo sto facendo, il sottosegretario al ministro sanità è arrivato il 12 gennaio a Pavia e ha detto ai sindacati guardandoli in faccia ma voi non firmerete mica un accordo in assenza di piano industriale, allora i sindacati e i lavoratori complice della politica allora qui abbiamo i sindacati che hanno fatto un accordo sottoposto al referendum senza garanzie con un'azienda, ma che garanzie? Quali sono le garanzie? Le garanzie di cosa? Le garanzie di cosa? Assolutamente, assolutamente responsabilità. C'è scritto nell'accordo, se vuoi lo leggiamo punto per punto. Movimento 5 Stelle bisogna saperlo leggere l'accordo. Se vuoi lo leggiamo insieme. E scopriamo tutte le garanzie di cui stai parlando. Perché state dando delle informazioni scorrette. L'accordo è noi stiamo dando le informazioni che corrispondono ai contenuti quando dell'accordo. Cambierà la proprietà e l'assetto societario si dovrà, e voi dovreste saperlo, mi stupisce che non lo sappiate, bisognerà fare dei nuovi contratti. Chiudo, e si deciderà anche di riorganizzare delle sedi. Posso. Probabilmente ci saranno degli esuberi. Allora sarà troppo tardi per i lavoratori. Per i telespettatori posso sintetizzare allora quello che dice la collega Nanni 5 Stelle, bravi loro, prendono i voti dicendo vaffanculo. Queste sono i 5 Stelle, ma è giusto, io vi rispetto, adesso avete il 20%. In Lombardia avete il 10%. Ma è anche questa l'Italia. Allora, la Nanni dice
cari lavoratori, visto che adesso, cari lavoratori della Mogheri, non firmate l'accordo perché nel piano industriale che non c'è, ma nel business plan che io ho visto, c'è un'azienda che diventerà tre teste legale. E dopo che avete firmato l'accordo, un altro anno verrà venduta, quindi un processo di intenzioni e tutto verrà venduta e voi l'avete presenza a Coccia. Ci troviamo fra un anno, allora, però sarà troppo tardi per i lavoratori, no, io li vorrei salvare ora. Va benissimo questo approccio, però è sbagliato poltrona, dovevi metterti nella parte lì dove c'è la CGL, i sindacati autonomi, la FIAT, ti siedevi insieme a loro. Perché la politica deve stare a guardare i lavoratori politica, che vanno al macello, da no, quando? La politica deve dare le opportunità. Sono 3.500 lavoratori, ci muoviamo per la politica, e per Fondazione Mogheri non facciamo nulla. Allora, non siamo ancora in Cina, la politica, soprattutto sulle aziende private, la politica deve creare le condizioni, le opportunità, deve garantire la qualità dei servizi, visto che parliamo di sanità, questa è la prima cosa che deve regionale, deve garantire in primis i cittadini che usufruiscono dei servizi. Dopo è un'azienda privata, una fondazione privata, un IRCCS, quindi dipende anche dal ministero e con tutte le garanzie, perché ha detto bene il direttore, è un fornitore importante di Regione Lombardia, 200 milioni di euro ogni anno Regione Lombardia a fronte di prestazioni su 16 miliardi di euro che spende per tutta la sanità in Regione Lombardia, però da qua a fare un processo di intenzioni io credo che non sia l'approccio giusto, cioè noi non dobbiamo cercare di risolvere i problemi. È un accordo in assenza di garanzie. Allora, lei consigliera Nanni è iniziata la trasmissione e da un'ora sta solo demolendo la Mogheri, io non ho particolare simpatia, però io vorrei che la politica la dicesse, di Mogheri, di desse delle management. Garanzie ai 1600 per il futuro, e io sto dicendo che la riforma in discussione, che fra 4 mesi la chiuderemo in maniera positiva, è una di quelle riforme epocali di Regione Lombardia che darà un futuro alle strutture accreditate private meritevoli. La Mogheri, allora, è una, l'accordo non si è aspettato è una, a firmarlo prima della riforma, allora, come sanno loro, sono degli questa qui è un'azienda, io ho fatto il paragone, è un'azienda come San Raffaele che è andata in crisi non per la qualità delle prestazioni o per il personale che sarà sicuramente di livello, se no non è grande un'azienda nella sanità, ma è andata in crisi perché c'è stata una cattiva gestione. Allora sono due, o c'è un commissariamento di un'azienda, però non questo è il caso perché c'è una proposta di concordato, però non siamo più nei livelli politici, ma siamo nei livelli della gestione dove intervengono anche i sindacati a difesa dei lavoratori. Quello che deve fare oggi la politica e la regione è, lo ripeto, garantire le prestazioni, i servizi e un'opportunità per il futuro anche per la Mogheri, cioè la Mogheri è una grande realtà del territorio lombardo e noi contiamo che grazie alla riforma della sanità per strutture di qualità come la Mogheri ci sia futuro e non come dice lei, non firmate, io non so adesso, ma non è il mio approccio dire chissà che succederà, la vendono, la svendono, finisce tutto a nulla. Allora, questa è una garanzia che possiamo dare. Facciamo una cosa, io credo che l'impegno che tutti dopo questa discussione siano disponibili a prendersi un attimo, che gliela do subito la parola, è quella di verificare bene le carte, quando ci sarà il piano industriale di verificarlo, già che al momento stiamo parlando di documenti che non hanno altrettanto valore ed efficacia legale, quale quello che possono garantire un piano industriale. Però io lancio anche a questo punto pubblicamente ai signori di Fondazione Mogheri, lo abbiamo già detto, quest'oggi non sono stati con noi perché hanno ritenuto prematuro intervenire, siccome l'argomento prende e sono state sollevate delle perplessità, io mi permetto di dirlo pubblicamente. Ma hanno sbagliato a non venire qui, hanno sbagliato. È legittima scelta. Vi invito davvero per sgombrare tutti i dubbi e fare in modo che si possa arrivare tutti davvero a un accordo nell'interesse della collettività, dei lavoratori e di noi cittadini, che abbiamo bisogno di una realtà prestigiosa come la Mogheri, che sia in grado di lavorare, che abbia personale in grado di farlo ogni giorno con entusiasmo, professionalità e impegno. Siccome avete sentito, ci sono molti dubbi, è un difetto di comunicazione evidentemente, al di là del fatto che qualcuno ha avuto accesso alle carte oppure no, ci troviamo tutti insieme con un rappresentante della Mogheri e io mi prendo l'impegno di mettere a disposizione una prima serata di questa televisione, di Telepavia, per confrontarsi pacatamente, in modo tale che se ci sono cose non chiare vengano definitivamente chiarite. È un impegno che ribadisco, spero davvero, se qualcuno ci sta seguendo di Fondazione Mogheri, che si possa intavolare un confronto. Io chiedo una cosa però,
a Creston e a Signorelli e poi a Villani che chiedeva di poter intervenire, poi cambiamo pagina, se no il povero sindaco Longhi dice: io questa trasmissione bella quanto volete ma me la guardavo a casa, e lo capisco. Grazie. Allora, un ascoltatore, Creston, dice che non è vero che i dipendenti non hanno avuto in solido dei danni, perché essendo in una fase di pre-concordato, dice Maria, anche lei lavoratrice, non ci sono state corrisposte 10 mensilità della tredicesima, quindi sarà poco, sarà tanto, però comunque noi un po' di soldi in meno li abbiamo presi. Prego. Questo è vero, questa mancata corresponsione è legata all'attivazione della procedura concorsuale, però è altrettanto vero che le 10 mensilità che sono dovute verranno erogate nei prossimi mesi a tutti i lavoratori della Fondazione Maugeri. Abbiamo avuto una problematica dal punto di vista dell'erogazione degli stipendi nel mese di dicembre, siamo intervenuti come organizzazioni sindacali e siamo riusciti a far sì che ci fossero tutte le garanzie e il pagamento di tutte le retribuzioni a dicembre, a novembre, a dicembre e a gennaio. Le tredicesime verranno erogate appena si definirà la procedura concorsuale, quindi quei soldi sono soldi dei lavoratori che verranno comunque erogati ai lavoratori. Volevo solamente fare due precisazioni. Sì. Noi naturalmente come organizzazioni sindacali ci muoviamo in un contesto dato, che è quello che c'è, non quello che vorremmo che ci fosse, che magari vorremmo fosse un altro, però purtroppo dobbiamo fare i conti con la realtà istituzionale, la realtà politica, la realtà economica e sociale. Quindi quando sottoscriviamo degli accordi, cerchiamo di sottoscrivere degli accordi al massimo livello di positività possibile in quell'ambito. Questo accordo, che prevede certamente un taglio, un intervento con un taglio nelle retribuzioni, naturalmente non la parte fondamentale della retribuzione, che è assolutamente salvaguardata, sì, con il contratto pubblico della sanità, ma nella parte accessoria, non è assolutamente di 20 milioni come voleva la Fondazione all'inizio e non è neanche 9 milioni come si diceva prima, perché siamo riusciti a ridurla a 8 milioni di euro, quindi 1 milione di euro in meno recuperato ancora proprio nella trattativa. È opportuno sottolineare poi un aspetto fondamentale: abbiamo garantito l'occupazione per tutti i lavoratori della Fondazione Maugeri. Voglio ricordare che nella relazione di accompagnamento di uno degli ultimi bilanci, forse l'ultimo, il consuntivo 2014, si prevedeva l'ipotesi di cedere alcuni istituti chiamati asset, cioè alcuni istituti potevano essere ceduti, non si sapeva quali naturalmente, si ipotizzava solo questa possibilità. Ipotesi. Non c'è più asset non strategici e non sanitari, non quindi più. Non si trattava di sedi in cui lavora il comparto. Non c'è più, questa ipotesi è sparita, quindi la fondazione resta con l'attuale perimetro e c'è la garanzia occupazionale che per noi è il primo aspetto fondamentale. Che va voglio ricordare da questo punto di vista che per il fatto che stiamo parlando di una fondazione non significa che il problema occupazionale non si può ipotizzare, perché voglio ricordare che prima della Maugeri c'è stato il caso Dognocchi, che ha dichiarato 400 lavoratori in esubero prima di arrivare ad un accordo con le organizzazioni sindacali che ha fatto ritirare quegli esuberi, e parliamo anche in questo caso di una fondazione. Le garanzie che sono state richieste secondo noi sono assolute, compresa quella fondamentale che questo accordo verrà applicato anche a fronte di trasformazioni societarie che l'azienda potrebbe avere. Quindi
Se questo accordo non verrà rispettato, è chiaro che la firma che le organizzazioni sindacali hanno apposto verrà revocata e si ritornerà alla situazione precedente. Sono stati citati i numeri. Allora, il business plan che fu presentato qualche anno fa ipotizzava per il 2014 326 milioni di euro di entrate. Realizzati 295. Allora, quando parliamo di business plan facendo riferimento a quello attuale ma anche a quello precedente, bisogna anche rendersi conto che si fanno delle ipotesi, sì, magari sbagliate, e quella fatta allora fu un'ipotesi sbagliata, da cui derivò purtroppo tutta una serie di conseguenze che oggi i lavoratori stanno pagando. Le conseguenze derivano dalle vicende giudiziarie e non dal business plan, non diciamo scorrettezze, Signorelli, le chiedo un flash, abbia pazienza, poi devo andare in pubblicità. Villani, poi io chiudo questa pagina, nonostante stiano arrivando decine di messaggi, mi scuso anche col pubblico a casa, devo assolutamente parlare di piccoli ospedali. Guardate, io vestirò e svestirò in tempo reale i panni di lavoratore di Fondazione Maugeri, di sindacalista non firmatario dell'accordo. Bisogna fare un po' di chiarezza, cercherò di essere veramente breve. Quanti iscritti ha in fondazione? Non è un problema. No, ma per curiosità. Siamo rappresentativi. Sì, quanto? Molto. Siamo cresciuti. Adesso siamo oltre il centinaio. Certo. No, ma io lo chiedevo. Guarda, non è un problema. Però non vorrei perdere tempo su questa cosa. Sinteticamente. Allora, le garanzie. Uno, in cambio di assetti societari, la legge non prevede obblighi giuridici rispetto a una nuova proprietà. Non esistono. Addirittura una proprietà che sigla un accordo, dopo sei mesi può tranquillamente, anzi dopo un mese può tranquillamente ritirare la firma perché cambia qualcosa. E poi, la prima obiezione l'abbiamo spiegata. Rispondo al consigliere, mi perdoni, ma il referendum è la settimana prossima, non tra quattro mesi. Certo. Non tra quattro mesi, il referendum, questo accordo, il piano industriale deve rispettare una riforma che mi auguro sia la più bella possibile, ma verrà deliberata eventualmente tra quattro mesi, non la settimana prossima. Volevo chiudere, rispetto al referendum, perché parlo da lavoratore e anche da sindacalista, lo ripeto, io in tutta sincerità è implicito che la mia organizzazione sindacale e io, soprattutto io come lavoratore, voterò no, con tutti i dubbi del caso, perché neanche io ho certezze, non me le può dare nessuno. No, il consigliere faceva la battuta, bisognerebbe nazionalizzarla. Tutte le crisi aziendali le nazionalizziamo in Italia. Ragazzi, vi chiedo scusa, ma non possiamo. Avete urlato per circa mezz'ora, mi perdono. Urlato, non credo. Non andate avanti a discutere. Non parlate tra voi. Prego. Faccio notare. Quello che volevo dire io, mi rivolgo ai lavoratori. Non mi permetto di dire cosa devono votare, perché non mi permetto, stiamo facendo una campagna nell'assemblea dove non ci permettiamo di dire ai lavoratori, pur non avendo votato l'accordo, cosa devono votare. Noi siamo convinti come organizzazione di base che ai lavoratori, cosa che noi abbiamo fatto, devono essere date tutte le informazioni. Non si può dire che votando sì chiude per fallimento, perché sfido chiunque qua a scrivere su un pezzo di carta che se si vota sì Fondazione Maugeri chiude, ma sfido chiunque. Fondazione Maugeri non chiude, detto dal management. Qualunque cosa succede, Fondazione non chiude. Eventualmente arriverà qualcun altro a fare quello che non siamo riusciti a fare noi, ma non chiude. No, chiudere no. Okay. Limite licenza. Ok. È una minaccia. Potrebbe farlo lo stesso. Ai lavoratori. Potrebbe farlo. No, e volevo chiudere. Chiude perché devono essere date le informazioni ai lavoratori, perché ogni lavoratore ha le proprie esigenze e il lavoratore ben informato, sono sicuro che in un senso o in un altro prenderà la decisione giusta. Grazie. 20 secondi perché è al dono della sintesi, Villani. Per dire che naturalmente abbiamo tutti a cuore i lavoratori e io non mi sono mai permesso in vita mia di considerare quelle persone dei numeri, mai. Quindi io parlo per me, naturalmente. Seconda questione, io capisco che ci sia una tecnica comunicativa che sovrappone argomentazioni ad altre argomentazioni e anche per parlare un po' di più e per dire un po' di più di cose. I bilanci li abbiamo letti tutti, la situazione industriale la conosciamo tutti,
come dal punto di vista politico dobbiamo fare un altro mestiere. Io non mi permetterei mai di dire a qualcuno di sospendere una trattativa, sindacato, altri. Eppure hai firmato una diffida allora, di Regione Lombardia, vi prego, non ti ho mai interrotto. Ho sette minuti sul ritardo sulla pubblicità, vi prego. Milani, non ti ho mai interrotto e ti prego di non farlo più. Perché io non l'ho mai fatto. Per favore, consigliere Villani. Io non ho firmato nessuna diffida. Sì, è chiaro, perché non sono neanche in commissione sanità. Quindi tu non l'hai firmata. Scusa, non ho firmato non bisogna dire bugie. Allora, la diffida è stata firmata da tutta la commissione sanità di Regione Lombardia. È un atto istituzionale. Poi magari ripartiamo da qua, non lo so, prego.